Eccoci, eccoci, saluti a tutti gli ascoltatori di Cristo Radio. Io sono DJ Gesù. Oggi è una puntata particolare perché abbiamo un ospite speciale, un ospite che ci farà una videochiamata e noi siamo molto contenti perché è una persona che molti di voi conoscono, è una grande lavoratrice, una donna del sud, insomma una donna passionale, ma vediamo subito, apriamo il collegamento e vediamo se è pronta. Buongiorno, ecco. Buongiorno a tutti, scusate, io sono Caramella, di professione vacanza, certo un po' con qualche annetto in più, no? Caramella. Sono passati quei 35, 36, 37, 30, vabbè chi vabbè, se ne frega. Guarda, vabbè. Comunque sono sempre di Galatina, provincia di Lecce. Va bene? Dunque, io mi trovo sempre qui a Cala Corvino, innanzitutto saluto tutti, mi sono anche scritta degli appunti perché insomma con l'età un po' con la memoria, no? Insomma, certo. Anche se sono sempre bellissima, ma non so se mi avete visto bella giovane, nonostante i miei 35 anni sono arrivata. Dunque, stavo dicendo, ecco, senza occhiali neanche vedo, ma insomma possiamo anche metterli volendo, no? Tanto sempre la vostra Caramella sono. Di Cala Corvino e professione vacanze. Ecco, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cristo e soprattutto Cristo te Radio. Gesù. Io con le lingue non è che ci vado molto bene. Dunque, io ti volevo porre un problema, mio caro Gesù, che ti seguo insomma da tanto tempo, no? Volevo dirti come devo fare qui a Cala Corvino, no? Tutti quanti i villeggianti girano senza mascherina girano girano senza mascherina, io metto il gel in tutte le stanze, nella piscina non lo usano, cosa devo fare? Sono veramente disperata, se tu mi puoi dare qualche consiglio. I vacanzieri sono veramente indisciplinati. Ti volevo anche dire che insomma l'unico che usa il gel è un certo Ottone. Ma lo usa solo per farsi la cresta di gallo. Bella questa, mi è piaciuta, vabbè, insomma. E quindi se continua così, io comunque mi dice, insomma, di là che lo leggo, non lo leggo, io me ne vado a Galatina, provincia di Lecce. Tu come facciamo? Dunque, e me ne vado. Devi fare questo miracolo, caro Gesù. Guarda, lo dice anche Ianco, che è il mio cagnolone, non mi sono mai sposata. Mai, perché mi distraggono dal mio lavoro di pulizia. Stavo pensando, ma tu il miracolo che puoi fare non è quello di farmi riapparire Enrico, il mio cavo villaggio adorato. L'ho sempre amato, anche per quello mi sono sposato, ho preferito prendermi un cagnolino. Ma dove lo trovo? Allora, l'hanno visto al milionaire, al trillionaire, al quadrignole. Questa pure è una battutaccia che vabbè, lasciamo perdere. Dunque, andiamo. Insomma, è sparito, l'hanno visto appunto, e io non riesco a trovare, non lo riesco a trovare, se tu non me lo potresti fare apparire forte, affascinante. Che so, Silvano, dai, si fanno per Caramella tua, tutti i fan di Cristo Radio, io vi dico, per favore, aiutate la vostra Caramella, aiutatela a fare in modo che questi villeggianti non siano così indisciplinati di far apparire il mio Enrico, il mio capo villaggio, che mi possa dare una mano. E quindi un bacione a tutti dalla vostra Caramella, da Cala Corvino, io sempre qua sto, sempre qui lavoro. Mi sono scordata un'altra volta, madonna. Sempre da Galatina, provincia di Lecce. Ciao Gesù! Ciao bella, ciao! Che bell'ospite oggi, che bella sorpresa! E questa puntata di oggi la dedichiamo quindi a tutti i fan di Cristo Radio e a tutti i fan di professione vacanze, ovviamente, insomma, saluti ancora a Caramella, saluti a Enrico, a Villaggio, saluti a tutti quanti, insomma, e viva la musica e la televisione dei bei tempi, Cristo Radio, ci vediamo alla prossima puntata con DJ Gesù.